Ciao a tutti ragazzi, purtroppo questo è l'unico modo di mostrarvi il gioco Plants vs Zombies Garden Warfare per PlayStation 3. Sarà l'ultimo titolo in cui prenderò direct grab dalla PlayStation 3 perché non ho una scheda di acquisizione video, quindi sto cercando di farvelo vedere nel migliore dei modi attraverso un cellulare, purtroppo, soltanto per darvi le mie impressioni. Questa è la prima volta che lo avvio. L'ho comprato sullo store ed è già sbloccato, non so se è un errore o è così. Comunque è già scaricabile, come potete vedere. Più che altro vi do le mie impressioni. Naturalmente la versione PlayStation 3, che costa solo 10 euro in più, sarà migliore, però vabbè. Avviamo il titolo. Ok, salviamolo. I prossimi saranno tutti i direct grab della Play 4, che lo fa direttamente. Quindi è un'ottima cosa. Ah, c'è già una patch. Vediamo se non è troppo grande. Da installare. Beh, metti in pausa e vi faccio sapere. Ok, la patch era di 17 mega soltanto, quindi vediamo se riesco a mettere a fuoco. Vedere più schermo possibile. Comunque non sarà troppo lungo perché lo so che non è un bello spettacolo da guardare così. Ormai siamo abituati ad altri livelli. Però questo sarà l'ultimo video, ripeto, che farò in questo modo. Poi farò solo dei titoli PlayStation 4. Sincronizzazione dei trofei. Di avvicinare il più possibile. Ed eccolo qua. Stiamo connettendo ai server IA. IA, anzi. Allora abbiamo operazione giardino, è appena iniziato, quindi unisci dello scenario tappetino del benvenuto in tua nazione, multigiocatore, personaggi, guarda persone, negozio di figurine, acquista nuovi pacchetti con le monete, album figurine e altro, vabbè. Facciamo operazione giardino, ricerca partita. Mappa, facciamo qualsiasi difficoltà, pazzo, qualsiasi, facile, normale, difficile, pazzo, qualsiasi. Cerchiamo la partita. Farò massimo una o due partite per non farvi sanguinare gli occhi con questa qualità. Sto giocando con il joypad Play 4 attaccato alla Play 3 perché ormai mi sono abituato, lo trovo comodissimo. Operazione giardino, zona centro commerciale giardino. Pianto un giardino e protegge dagli zombie fino al ritorno di Dave il pazzo. Bellissima premessa. Dai, comunque costa circa 29 euro, perché ho detto PlayStation 3, 39 euro PlayStation 4 e calerà abbastanza velocemente. Già verso Natale dovremmo avercelo sui 29-20 euro per Play 4. Abbiamo lo sparasemi. Squadra piante sono. Mastica zombie, girasole e cactus. Iniziamo con lo sparasemi.
Allora, graficamente il titolo secondo me non si discosta tantissimo dalla versione PlayStation 4. Perché ovviamente quella è comunque la grafica. Allora, con L1 spariamo i semi. Vabbè. Ok. Dobbiamo difendere questo. Siamo in 1, 2, 3, 4. Ah, ancora per rinforzare devo comprare le cose. Ah, c'è il mirino qua. Andiamo. Difendi. Le zombie da dove arrivano? Di qua. E la prima horda l'abbiamo completata, abbastanza semplice. E comunque lo sto trovando abbastanza divertente, cioè. Caruccio. C'è uno zombie più. Abbiamo fatto un'orda perfetta. Terza orda. Questa dovrebbe essere un po' più difficile perché vengono da tutte le parti. Qui cerchiamo di riprenderla qua. Ah, nessun danno al giardino fallita. Sparasemi livello 2. Nuova abilità. È molto rilassante come gioco, almeno al momento. Primo impatto sembra molto rilassante. Poi questo prezzo veramente basso. Grazie.
Orda Boss, questo è l'ultimo, ai, sono circondato, porca miseria. Cazzo, da tre parti è emersa una lapide. Che cazzo significa emersa una lapide? E chi è cazzo è questo? Credo dobbiamo distruggere, penso. Guarda, boss completata. Bellina sta modalità comunque. Ancora ce n'è. Orda prossima, orda 18, 16 secondi. Dai, ci hanno fatto il 5% di danni massimo. Comunque. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti al momento. Orda numero 6. Con dei teschi rossi. Ok, cazzo, questi sono tipo... corazzati. Sì, vabbè, si rifà un pochino al gioco mobile. Ok, finita anche questa orda. Ma c'è una fine in questa modalità orda oppure è infinita, finché non perdiamo? Comunque graficamente vi ripeto non è male, non sarà tutti gli effetti della versione Play 4 o One, comunque si difende veramente bene. Cazzo è questo? Uno zombie scienziato pazzo. E mo qua si incominciano a fare cose complicate. Infatti ho 72 di vita. Abbiamo fatto un'altra orda perfetta, ottimo. Al momento sono il primo con 58 uccisioni.
Vabbè ragazzi, io stoppo un secondo e riprendiamo quando finisce, così faccio vedere qualche altra cosa. Ok, dopo aver ammazzato il boss, dobbiamo andare nella zona di atterraggio. Abbiamo finito 10-12 orde. E la zona di atterraggio dov'è? Eccolo lì. Abbiamo sbloccato 2-3 trofei, abbiamo rischiato di morire, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Vediamo se riusciamo ad andare nella zona di atterraggio. Non so che succede. Proviamo un'altra modalità. Vediamo se ci riusciamo dopo, appena finiamo questa partita. Comunque veramente lo trovo molto, molto, molto bellino, molto relax. Mi sto quasi pentendo di non averlo preso su PlayStation 4. Però. Devo difendere pure. Questa è quindi una. Difendi la base, tipo. Più o meno. Difendi il giardino, dai. Vi farò vedere quindi un'altra modalità adesso. Andiamo 40 secondi, inutile vi faccio aspettare qua. A tra poco. Ok, praticamente è venuto col furgone a prenderci e siamo scappati. Ok. Abbiamo fatto 11 orde praticamente. Abbiamo guadagnato 16.140 monete. Adesso vediamo a che servono le monete. Le vedrò insieme a voi per la prima volta. Negozio di figurine. Vediamo che cosa consiste il negozio di figurine. Ok, si è interrotta la connessione, ma vabbè. Andiamo a vedere questo negozio di figurine a che serve. Allora, abbiamo il pacchetto di calvo benvenuto. Ah, abbiamo diverse cartoline che ora vediamo cosa si usano. Consumabile pianta. Pianta questa utile amichette dei vasi vuoti modello tomba giardino per orazioni e giardino. Allora, pianta sono tutti consumabili questi. Caruccio. Pacchetto di gembe. Aprimi. Ah, bellino, si possono usare tipo come carte bonus. Ah, pure ci sono pure dei. Bellino, bellino, dai. Adesso mi metto ad aprire un po' di questi e poi continuo. Ok guys, quella era una modalità difendi giardino, ora sto facendo eliminazione a squadre. Ci sono tante modalità, quale eliminazione a squadre è questa qua, eliminazione a squadre classica, obiettivo confermato e ha tantissime altre modalità, comunque abbastanza vario. Noi possiamo essere, come avete capito, sia le piante sia gli zombie. Quindi speriamo che capita adesso dal lato degli zombie. Ogni sia ogni zombie che ogni pianta ha le sue abilità. Come nel gioco classico, diciamo, che si potranno usare per collaborare. Ah, è finita, quindi. Minchia, nelle piante sono capitato? No. E gli zombie, perfetto, meglio di così. Sono grado 2. Il gioco non è ancora uscito e già c'è il grado 21. Ok. Qua c'erano i vari per comprare i vari pacchetti, ne ho comprati un paio, ho speso tutti i soldi, mi sono usciti personalizzazione, carte per aumentare la squadra, comunque. Ora proverò magari un altro pretendente. Comunque il bilanciamento al momento sembra sbagliato perché siamo un casino da qua, 1, 2, 3, 4, 5 da qua. Infatti siamo in 11 da qua, vabbè. 11 zombie contro 5 piante. Andiamo a quest'altra modalità, come si preannuncia. Molto variegato comunque, eh? Ragazzi, mi scuso ancora una volta perché è arrivato a guardare fin qua, ma purtroppo la qualità è questa. Non ho altra scelta per ora. Mannaggia, a me non l'ho preso per Play 4 per 10 euro in più. Vabbè. Ah no, mi ha buttato di là. E vabbè. Però cambiamo. Anzi, riutilizziamo lo sparasemi che mi piace. Ho sbloccato la caffeina che mi fa andare più veloce con R1.
Tutti vorranno fare gli zombie, ci scommetto. Quindi questa è la classica modalità PvP. Cazzo! Mi ha preso un treno in faccia. Comunque, vabbè, di nuovo, dai, che sono scemo. Certo, fai il giro, mi ha preso. Ma dai, si può essere così deficienti. Anche non vedo una mappa di quello che sta succedendo, quindi. Però mi stanno spostando. Cazzo, ho 38 di vita. C'è pure quante volte ci siamo uccisi con i nostri nemici, questo è bellino. Sono sparasemi di livello 3. Ovviamente credo che per PlayStation 4 ci sarà meno aliasing, qua un pochino ne vedo, comunque è tutto abbastanza ben colorato, quindi. Qua ci sono le piantine che ci rianimano. Ok, questi mi curano, praticamente siamo immortali quasi quasi. Cioè, questi no. Questi girasoli che curano è abbastanza bellino andare in giro.
Dai, questo girasole è overpower però. Ed è dai, buona, abbiamo vinto, ragazzuoli. Ok, dai, poi casomai farò qualche altro video e vi farò sapere. Comunque si fa meno monete con... Si dura pure di meno, si facciano più monete con la modalità orda. Sono arrivato pure prima con 12 eliminazioni. Va bene. Ragazzuoli, spero vi sia piaciuto il video, comunque è bello. Mi sta piacendo. Alla prossima.